Doppio la testa! Oggi, ragazzi, ho un appuntamento privato con praticamente l'amante di Zoe. Quello che praticamente è stato per tutto questo tempo insieme a lei e faceva finta di essere innamorato di lei. Tranne se non faceva veramente le cose fatte sul serio. E adesso, oggi, appunto, andremo a parlargli. Intanto vi ringrazio tantissimo perché appunto mi state dando un sacco di suggerimenti su come trattare la situazione. E sembrerebbe che si stia andando a sistemare sempre di più. Difatti Zoe nello scorso video voleva scusarsi. E adesso diciamo che devo un attimo parlare, finire di parlare insomma con questo tizio qua che mi sta aspettando. Quindi mi raccomando, lasciate già da adesso tanti like perché ovviamente mi serve il vostro aiuto per capire se sto facendo del giusto qua. Allora, detto questo, eccoci qua. Ecco, non so per quale motivo sto usando questa faccia, ma va bene. Allora, parliamoci. Ehi là, ehi, sono qua. Ciao. Ottimo, perfetto. Inizia già senza sfottere, senza niente. Quindi già stiamo andando molto molto bene. Quindi di cosa volevi parlare? Ecco, e vediamo un attimo se penso pure io che voleva parlarmi di quello che penso effettivamente, ovvero di Zoe, anche perché non ci sarebbe altro motivo. Dei perché crei tanti problemi a Zoe? Ok, perché viene vista come quella poco di buono che va con tutti e non può permetterselo. Quindi non può avere due ragazzi. Ragazzi, cioè sto dicendo le cose proprio per come stanno. Zoe assolutamente non può avere due ragazzi, perché logicamente da parte vostra viene vista come una cosa strana. E ci sta, ma anche da me verrebbe vista da una cosa, come una cosa strana. Quindi ecco per quale motivo io mi sono lamentato. Cioè credo di avere la maggior ragione del mondo. Beh, lei è una ragazza intelligente e non gli importa del pensiero della gente. Poi è ovvio. Sì, ma non è quello il fatto è avere rispetto per chi ti guarda. Poi è ovvio che preferisce me. Oddio, capiamo zio, mamma mia, già iniziamo malissimo, già iniziamo malissimo. Se preferisse te, non farebbe il 100% dei video con me. Quindi vuol dire che passa più tempo con me proprio perché le piaccio di più. E qua non puoi dirmi nulla. E come puoi dirmi una cosa del genere qua? Cioè qua è praticamente fattuale come cosa. Lo vedete anche nel primo canale, Zoe c'è sempre. Quindi cosa vuoi da me? Cioè veramente credi davvero? Beh, chissà che non abbia secondi fini. Chissà che non abbia secondi fini. Secondi fini di cosa? Ah, di sfruttare la mia popolarità. Forse questo è il suo secondo fine, quello che pensa lui. E io gli rispondo. Può darsi, ma so che non è così, anche perché la conosco meglio di te. Oh, cosa ho scritto? Perché lo vedi che sta con me per amore e poi si diverte anche più di più con me. Ma che cosa... No ragazzi, ve lo giuro, mi fa incavolare, mi fa uscire veramente fuori di testa questo tizio. Io rido, ma sto ridendo per nervosismo, perché come fai a dire una cosa del genere? Cioè, ma se la conosci meglio di me, allora perché si è messa con me? Mamma mia, ve lo giuro, mi verrebbe voglia di prenderlo e sbattergli la faccia. No, sto esagerando, scusatemi, sto esagerando. Ok. Lui dice quindi che... dato che ovviamente passa del tempo con lui, cioè se la conosci meglio di me, perché allora perché passa, si è messa con me? Hai perso la lingua? Oddio! Vuole che gli scriva continuamente. Allora noi gli rispondiamo. Mi sa che tu hai perso la lingua per tutte quelle censure. Ah, e ridiamo davanti alla sua faccia. Mamma mia, porca miseria se gliel'ho fatta. Ok, bene. Adesso gli devo dire una cosa, vediamo. Allora, ora devo portarlo in un posto, ragazzi, e magari riesco a bloccarlo per bene. Beh, intanto io sto con Zoe. Sì, certo. Contaci. Vieni un attimo con me. A me ha fatto incavolare, mamma mia, adesso lo schiaccio. Sapete, volete sapere come schiacciare una persona su Brokeven? Ora ve lo faccio vedere io. Allora, vieni qua un attimo. Siediti. Che ti devo dire una cosa
all'orecchio. Però devo dirtela in un posto sicuro. Quindi, lui in punto interrogativo ovviamente perché non sa quello che gli sto per fare. Adesso, raga, lo portiamo qua. Ecco. Ecco, no, 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 stai qua, stai qua, stai qua. Qua, 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 qua. Esatto, mannaggia, no, non capisce. Ecco, stai, lascia aperto. Oh, mi sa che l'ho schiacciato. L'ho schiacciato, l'ho schiacciato! Oddio. Lascia aperto. Aspetta, aspetta, aspetta. Devi stare sotto. Devi lasciare aperto. Quindi, mettiti sotto. Così che arieggia e intanto siamo al sicuro. A posto. Vai, vediamo se lo fa, se riesce a fare. Vediamo, vediamo. Ora si fa schiacciare di nuovo, guardate. Vediamo. No, dai, cacchio, devi stare qua sotto, scemo. Ecco, oh, perfetto. Oh, forse adesso l'ho schiacciato. L'ho schiacciato. Ha funzionato. Oddio, la testa. Madonna, quanto godo. Godo. Tiè, schiacciati tutta la testa. Idiota. Mamma mia. E adesso? Ma guardate, guardate, guardate. Continua, continua a chiudersi la porta con lui, con sotto la testa che viene schiacciata. Aspetta che mi riprendo e saranno che mi riprende e saranno cavoli tuoi. No, non ti riprenderai mai perché adesso è in loop. Adesso si è buggato lui e quindi non può più andarsene da quella zona perché l'ho buggato, ci sono riuscito. Mamma mia, sono troppo forte. Ok, meno male che non c'è Zoe a vedere tutto questo. Ok, noi intanto andiamocene via e andiamo a vedere che... Aspetta. Vabbè, quello già l'ho letto. Ok, andiamocene via, andiamocene via. Prima che arrivi Zoe. Mamma mia, non so minimamente, tra l'altro. No! È lì! È comparsa! Zoe! Cosa? No, non ci voglio credere! Non ci voglio credere! È venuto a salvarla! Cioè, lei è venuta a salvare lui. Dammi una mano, quell'idiota di sfida mi ha buggato. Cos'è successo? Oddio, l'ha aiutato davvero. No, non ci voglio credere. Cos'è successo qui? No, porca miseria, ho visto tutto. Quel maledetto bambino l'ha fatto davvero. Non ci voglio credere. Oddio, 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 oddio. È come se effettivamente l'avessi picchiato praticamente, quindi... Però mamma mia, ragazzi, quanto sono felice di quello che gli ho fatto. Voi non avete idea. Voi non avete idea. Cavolo, facciamo finta di non fare nulla. Mettiamoci qua sopra, ragazzi, a mangiare i tacos. E facciamo finta di niente. Facciamo finta di niente. Mettiamoci qua. Esatto. Ok. Con i tacos in mano. E me lo mangio. Faccio finta di mangiarmelo. Dai, 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 mangia questo. Mangia, 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 mangia. Ecco fatto, ecco fatto. Ok, 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 ok. Io sono sempre stato qua. Ok, io sono sempre stato qua. Sicuramente non mi troverà mai. Ma io sono sempre stato qua. Sempre stato qua io. Sempre. Ok. Ok, 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 speriamo che non arrivi. Comunque, intanto mi sono... No, porca miseria, è qua. È qua, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua. Ok, vediamo che cosa vuole dirmi. Eccoti. Eccolo l'immatura. L'immatura, mi raccomando, l'italiano perfetto ogni volta. Cosa? Stavo mangiando il mio taco. Come ti sei permesso, Sbri? Oh no, Gesù santo. Io volevo vendicarmi contro di lui senza far di vedere nulla a Zoe. Gesù santo. E adesso come faccio? Strano che non ci sei che non ci sei strozzato per quanto sei maldestro. Vabbè, ma ste parole dove le hai prese già? Nel vocabolario, le hai studiato da poco e ti metti anche a mentire. Io Zoe non sto mentendo. Ma di che sta parlando? Io ve lo giuro, ragazzi, non ho fatto niente. Ero qua a mangiare per tutto il tempo. No, ragazzi, non ci voglio credere, questo è un gran casino, questo è un gran casino. Se so che lui non ti va a genio. Ma Zoe, io non ho fatto niente, nada. Oh no, cavolo, non me l'ha censurato. Non me l'aspettavo da te. Zoe, ti prego. No, dai, ragazzi. Ora sono io passato dalla parte del torto, perché l'ho picchiato praticamente. No, cacchio, adesso? Adesso come faccio? No. Che scimmia. Senti, usciamo.
Lo sai che queste cose mi fanno innervosire. Andiamo insieme da qualche parte. Che ne dici? Vediamo cosa mi risponde. E dove vorresti andare? Scusa. In un motel? Io la butto lì, chiedo. Vedi che testa dura, non riesci nemmeno a chiedere scusa. Gesù santo. Oh, dovrei chiedere scusa. Ma io l'ho fatto, ragazzi, perché se lo meritava. Vedete cosa mi diceva? Che tipo, io mi piace che piace di più, io faccio di più a Zoe. A me di... Ma... Che devo fare? Sentite, senti Zoe, ne riparliamo più avanti. E me ne vado via. Ok, ragazzi, facciamo una cosa. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa dovrei fare. E noi magari ci becchiamo in un altro video. Perché, oh, cacchio, dovrei scusarmi con Zoe in qualche modo. Ora lei che si è scusata, ora io dovrei scusarmi con lei. È tutto un giro così. Tranquilli, secondo me riusciremo a trovare la quadra dove ci fermeremo una volta per tutte. Ci vediamo. Ci si becca.